Per forza usare questa cagata. Ma perché cazzo non sta dritta questa puttanata di cancro cancro nel c***o? Porco c***o. Dove porco gli avevo in mano un attimo fa. Porco c***o. Porco c***o. Ora se riuscissi a girare sto porco. Porco. Ma è possibile? Porco di. Porco. Porco di. Porco. Che tassello del cazzo. Che tassello del cazzo, porco. Porco. Come il cazzo di. Porco di. Porco di. Porco di. Porco di. Porco di. Porco di. Perché bestemmio quel. Porco. Colpi di cacciavite, porco, porco, no, porco, 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 dove cazzo è? Porco, perché è un bastardo. Con la forza di nel sul Sinai che si sega la punta del porco. 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 Vediamo se riusciamo a montare sta cosa. Bello che mi sono detto, dai, ci metto 10 minuti stavolta. L'ho già fatto una volta. Che cosa ci vuole? A montare uno scaldabagno. Porco. Avessi mai detto. Porco. Ora se io svito un po' qua, con l'uso di asciugamani, chissà che cazzo combinerò. Allora, qua abbiamo guarnizioni e quindi qua ci bastano le guarnizioni. Ora qua dovremo ovviamente rimettere il teflon. Quindi rimettiamo il teflon, andiamo a prendere il teflon. Spegniti, porco. Importantissimo su come si mette il teflon. Il teflon va messo in modo che quando voi avvitate, il teflon deve a sua volta avvitarsi e non svitarsi, quindi deve seguire il senso di avvitamento. È come se io in questo momento lo stessi avvitando. Porco d***o che non tiene, porco d***o che non tiene. Ecco, voi avvitate il teflon, lo avvitate. E ora noi continuiamo questo inserimento teflonico. Il teflon in questo momento è avvolto e basta così. Ora se io lo avvito, questo coso rimane avvitato perché segue il senso. E la prima cosa che attaccherò è quella dell'acqua calda. Andiamo. E ora mi servirà la chiave. Chiave che dovrebbe essere da 21. Il consiglio con il teflon è di non avvitare mai troppo, non stringere mai troppo. Ora in teoria io qua ho già la guarnizione, quindi non dovrebbe servirmi nient'altro. Va bene, ma attaccherò dopo e ora ve lo faccio rivedere se riesco a stare davanti alla telecamera. Praticamente il teflon deve poter seguire l'avvitamento, quindi io avvito, ecco, lo tengo così e avvito, giusto per farlo prendere. Quando lui ha preso, anche così a cazzo, poi io posso avvitare, ecco, e metterlo, aggiungerlo in maniera even. Io non so come mettermi qui davanti a voi, ma vedete, overlappo leggermente i bordi del tubo, poi però scendo ancora
faccio un po' di spessore in fondo perché poi a stringere andrà a premere. In teoria non dovrei avere perdite. Meglio abbondare che essere deficienti, dice il proverbio. Ora qui c'è un bolo di Teflon e lo posso avvitare lì. Avvitato per il pelo del culo, io non lo so come funziona qua. Fanculo. Speriamo che abbia preso. E speriamo. Soprattutto che non perda. Che se perde io divento una scimmia antropomorfa. Acqua fredda qui. Ah, aspetta, aspetta, ma qua ci vuole la valvola. Attenzione, valvola. Allora, facciamo così. Questo me lo tiro così. Ecco. Vai a fare in culo, eh. Impossibile. Mettere il teflon come si deve qua è impossibile. Che momento in cui si tira, lui si trasforma in una merda cagata e vomitata. Una merda, è una merda, non è teflon, è una merda del Santo Padre. Vediamo. Avvitati, porco, avvitati. Cancro della società. Forza riposi. Porco, perché? Ovviamente questo è enorme. Perché bastardo il questo non va, vi dico così, non va. Oddio, io ve lo giuro, doveva essere un video da 5 minuti. Aggancia, metti i tubi, fine. Qui si è trasformato in un olocausto. Devo rimettere il teflon. Mettendo una quantità invereconda di teflon. Ora vediamo se questo porco riesco ad avvitarlo. Riagganciamo per la terza volta questo porco d***a. Ecco fatto. Sono tre volte, tre volte. Qui c'è la connessione. Stringiamo con la fottuta chiave di merda. E ora sicuramente pinzerà la guarnizione. Il teflon qui non servirà un benemato cazzo. Questa in teoria non richiede nessun tipo di... Questi li ho messi. Ora sarebbe da aprire l'acqua calda. Devo chiudere qua perché qui fa un macello. Chi me l'ha fatto fare? Apriamo e vediamo che succede. Apro l'acqua calda. Vediamo. Vediamo cosa apparirà. Unire i puntini. Pezzi di merda ovunque. Merda ovunque. Sarà sicuramente la fine. Attaccherò questa lampada IKEA per vedere eventuali tracce. L'acqua. Per ora ho chiuso e l'impianto è in pressione.
E adesso c'è solo da aspettare e vedere dove fa le gocce e bestemmiare. Allora, qua sembra tutto perfettamente asciutto. Tutto perfettamente asciutto finora. C'è solo da aspettare per vedere cosa succederà qui. Ma mi sembra che ci siamo. Devo assolutamente togliere questa fastidiosissima etichetta. Qua è unto, non è bagnato, è perfettamente asciutto come vedete. Perfetto. Va bene. A questo punto c'è solo da vedere se c'è ancora dell'aria nell'impianto, ma non credo. Pressione di impianto tarata su 4 atmosfere, valvola di sicurezza settata, e a questo punto io glielo ficco. Questo si accende e questo in teoria, se non fosse scivoloso come una merda, perfetto, lui si spegne e si accende, ottimo. Lo lascio così, non c'è un indicatore di temperatura, ma me ne sbatto. Forse ce l'abbiamo fatta. Vorrei aspettare che scaldi l'acqua, perché l'altro scaldabagno mi si è rotto, o meglio, è iniziato a perdere quando l'acqua cominciava a scaldare. E non so perché, però spero di non avere più problemi, perché la mia vita ormai non ha più senso. Se questo scaldabagno si rompe, io ho perso il senso della vita. Ho perso la gioia di vivere se si rompe anche questo. Ora veramente vorrei riflettere con voi sul senso della vita. Perché uno pensa, vado a comprare uno scaldabagno. Perfetto, lo aggancio, collego due tubi ed è fatta. E invece ho dovuto verificare le posizioni dei buchi, allargare i buchi di una staffa adattandoli addirittura con le lime a mano. Poi ho dovuto anche, cablare l'impianto elettrico dello scaldabagno, cosa che sinceramente non mi aspettavo, perché siamo nel terzo millennio. Pezzi di merda, mettete un pezzo di filo da un metro. Pezzi di merda della Braun Titanium Made in Italy. Bello il Made in Italy. Viva la Cina a sto punto. L'impianto elettrico da cablare a mano. Il Teflon. Questa cosa da sganciare e riagganciare tre volte per poter mettere bene il Teflon come si deve. Il cavo, le spellature, la spina, dover mettere la spina, quindi gli spinottini per evitare che la spina tranci il cavo. Ho dovuto fare pure questa cosa. Oh. E doveva essere un lavoro di 20 minuti. È stato un lavoro di 2 ore e mezzo. 2 ore e mezzo. Con un macello di attrezzi. C'ho attrezzi ovunque. Io non lo so. Sono l'unico a cui succedono queste cose? O la devastazione e il saccheggio capita anche a voi? Non capisco, veramente non capisco. È drammatico. È drammatico perché qualsiasi cosa che faccio, qualsiasi cosa, si trasforma in un olocausto, un vero olocausto. E non c'è un cazzo da fare, non c'è un cazzo da fare. Non c'è un cazzo da fare, io vi saluto con questa riflessione atroce, atroce veramente. Quando preventivate di fare una cosa di 10 minuti, ricordatevi che si tratta sempre di un'ora, se si tratta di me. Non lo so se a voi succede la stessa cosa, perché ci ho messo 2 ore. 2 ore. Devo dire che è venuto bene, però è una cosa veramente impossibile. Pazzesco, ora sono qua che guardo, che controllo la situazione qui e mi aspetto l'ennesimo
L'ennesima pioggia di cazzi nel culo, perché non è che questa cosa può avere fine. Io ora ho acceso e sicuramente questo coso comincerà a perdere, io lo so. Oh, chiamatelo pessimismo, io lo chiamo. La chiamo la realtà delle orrende cose. Ora, qui c'è un pezzo di polistirolo. Una parte di me vorrebbe unirlo al polistirolo che ho già. Un'altra parte di me se ne sbatte e butterà via tutto. Quindi via, via. Sono passate diverse ore e come vedete non c'è un filo di umidità né di acqua né di nulla. Il montaggio è perfetto, ho l'acqua calda. Veramente l'acqua bollente, wow, fantastico. Fantastico. Scaldabagno efficiente. E sono contento. Ho notato una cosa. Lo scaldabagno che avevo montato prima, quello che si è guastato, già all'inizio mi dava un problema. Come se avesse all'interno dell'aria, per cui ogni volta che io aprivo l'acqua usciva a gran pressione e poi si stabilizzava il flusso. Questo invece è costante, è perfetto, vuol dire che si è riempito perfettamente, che non ha aria all'interno. Io presumo che quello scaldabagno di prima fosse già guasto e avesse già una presenza di aria all'interno che entrava sempre all'interno di lui, di esso. Per questo poi ha cominciato pian piano a cedere, sostanzialmente a cedere. Mentre questo è perfetto, apri, il flusso esce meravigliosamente e sono contento. Ci sono riuscito, forse. Vedremo nei prossimi giorni, ma dovrebbe essere tutto ok. Ora finalmente ho l'acqua calda.